E benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono sulla scala dobbiamo uscire a fare delle commissioni e quindi volevamo portarvi insieme a noi. Adesso vado, ma non è già sveglio. Adesso vado su a controllare Pia, poi sveglio anche Gabriele, Sabrina e Giada, così ci prepariamo e usciamo. Siamo tutti pronti e già in macchina. Gabriele, in macchina puoi anche levarla, no? Ma scherzo. No, anche perché tu già il tuo respiro è. Mentre sei in macchina almeno respira, no? Comunque, vabbè, praticamente passiamo fino da mia nonna e da mio zio Bruno prima. E poi devo andare, come non so se ve l'ho già detto, devo andare dai carabinieri del paesino qua vicino, Sì, ma comunque gliel'hai già detto. perché ho fatto la denuncia per lo smarrimento della carta d'identità e quindi devo andare da loro per firmare il foglio. E poi andremo a fare delle missioni, come le chiamo io, e poi la spesa. E poi dobbiamo andare a comprare le sedie perché si sono rotte. Cioè quelle che abbiamo sono da buttare, quindi le compriamo nuove. E poi boh, mi sembra basta. Ah, e poi se facciamo tardi per pranzo ci fermeremo al McDonald's. Giada, ti ho detto di non esagerare. Primo cane del Giada! mondo. Mamma, il primo cane del mondo. Via. Hai scelto la strada. Vuole venire in braccio? Scappa più veloce che può, via. Scappa, scappa, scappa. Puoi solo guardare. Guardare, non metterci le Adesso mi mani. cade il No, telefono, adesso mi cade il telefono dentro. sì, guarda, Sarebbe wow. bello, potremmo prenderla una tartaruga. Non ci provare. Perché no? Una piccola. Però poi dobbiamo prendergli un acquario del genere. Tartarughe vivono tantissimi anni, eh? Anche 300. Cioè, abbiamo Non tempo a ci morire noi e a morire i nostri figli. No. Mamma, ma mordono. Sì. Che schifo! Ma è la tartaruga. Sotto la bambina è sotto la nonna e No, sta forse è la facitando. mamma, eh. Forse è la mamma. Cosa ne dite? La prendiamo? Tartarughina. No. No, ci sei detto tu. Abbiamo già troppi anni. Dobbiamo anche comprare un acquario per Ma le lei sta dentro tartarughe. la sua vaschetta, mica va in No, giro. No, si vuole prima. salire. Allora, mi metto la cintura così smette di suonare. Sono andata dai carabinieri. Ho fatto tutto. Devo dire che è stata molto comoda la denuncia online perché praticamente si inseriscono tutti i dati e poi quando vai lì in pratica loro la cercano, la stampano, la fanno firmare e boh, finito. Quindi è molto utile per magari una persona che magari non ha, cioè va a lavorare, magari deve fare questo tipo di denuncia, così abbiamo fini in comune e così vado a portare la denuncia della carta d'identità e così vediamo per rifarla una nuova perché volevo fare quella lì digitale, come a mano, quella elettronica. Però sicuramente c'è da pagare il bollettino, perciò devo chiedere un attimo e niente, i documenti che invece servono per farla fare a Giorgia e a Gabriele. Adesso
sto andando in posta perché mi hanno dato il bollettino da pagare per la carta d'identità elettronica. Domani mattina ho l'appuntamento e quindi adesso vado in posta a pagarlo, così per domani ce l'ho già pronto. Acquisti per la casa. Quando arriviamo vi faccio vedere. Via! Dai, andiamo su! Chi c'è? C'è Gabri! Siamo nel parcheggio coperto sotto al McDonald's perché ci fermiamo lì per pranzo. Giorgia sarà arrabbiatissima. Posso chiudere la macchina? Sì. Ok. Andiamo, dai. No, dai, dare la mano con la tua. Puoi dargli la mano? No, poi là c'è la strana. Pia! Pia con i ricciolini! Guardate che bei ricciolini! Ma lei vuole stare per terra, quindi adesso smette di filmare perché devo tenere lei. Sì, anche io adesso c'è da schiattare. Ma veramente io sto bene. Meno male almeno che mi sono messo questa manghetta. Ordiniamo la pasta. Posso prendere anche io? No, non rompere tu. Che cosa stai mangiando? Vuole una patatina. È per Pia, non per me. No, non è ecco, magari non piena di formaggio era meglio. Ce n'è poco. E già anche Manuel. Questo possiamo andarlo a mettere a posto. Ci sono anche due maschi finalmente. Guarda, Nani. Bisogna far vedere, no? Quanto è caldo! Ma no, il cibo! Guarda, un po' calda! Giorgia sarà tristissima! Bene. Ma, guarda adesso! Piano devi dirle, piano! 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 Asciuga un pollino. Con uno asciugate anche per terra. Fa! Tanto non c'è più niente. Pia, non puoi giocare qui, dobbiamo andare. Certo, l'ha mandato sotto la macchina. Pia, ma che già fai? Allora, eccoci tornati a casa finalmente. Là c'è papà che ci osserva. Comunque, l'ho appoggiata lì. Praticamente sta girando un po' qui in cucina dappertutto, poverino. Perché devo trovare una bella cornice e metterla poi di là in sala.
perché poi il cuscino lo porterò in camera. Comunque, mia zia Giusy ha lasciato da mia sorella una zucca per noi, quindi domani l'andrò poi a pulire e vi farò domani, continuerò il vlog per una parte, perché oggi ormai siamo arrivati a fine giornata, e vi preparerò il video, appunto una rubrica nuova dove vi parlerò degli sconti, delle promozioni, dei concorsi, dei coupon e di tutte queste cose qui che riguardano, diciamo, il mondo del risparmio. E quindi vi spiegherò anche un po' quello che è la couponista. Quando voi vedrete questo vlog, quel video lì sarà già uscito, quindi sapete benissimo di che cosa sto parlando. Qui ho preparato la bistecchiera per fare gli hamburger. Qua adesso vado a far cuocere mezza zucchina per Pia perché i pomodori non le piacciono. Allora, le zucchine le abbiamo prese all'Eurospin, che siamo passati un attimo a prendere qualche cosa per cena. Acqua frizzante grande non ce n'era più, perciò abbiamo preso queste Manuel, che ha fatto avanti e indietro 3 volte, poverino. Mi ha preso perché mi è venuta voglia dell'acqua frizzante oggi. Questa qui, piccolina, una mezzo litro. E poi una confezione di fettine di formaggio fuso light, queste qui dalla Land. Una confezione di acqua Ginevra, questa naturale da 2 litri perché ne avevamo solamente 3 bottiglie e beviamo come dei cammelli. Poi domani andrò a fare la spesa grande, quindi prossimamente vedrete anche il video spesa. Poi ho preso un pacco di mozzarelle, queste qui, le solite 4 per 125. Gli hamburger, questi qui senza glutine di suino, 4 confezioni. Perché serve per cena. E poi i pomodori sono all'incirca 2 kg. Sono 15 pomodori, so che la porzione giusta che serve per noi. Giorgia non è ancora tornata perché si ferma ancora dalla sua. Devo andare a preparare la cena. Noi ci vediamo domani. Buongiorno. Allora, è il giorno dopo. Sto andando a prendere Giorgia. Lì c'è Pia. E gli altri bambini sono a casa un attimino col vicino. Vado a prendere Giorgia. Vado in comune per la carta d'identità e poi torno a casa. E niente, quindi adesso vado. Dei bambini della scuola. Tornata a casa, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Adesso devo aspettare una settimana per la carta d'identità. Pia fa un po' di capriccetti, puoi metterla per terra? Ah, ok, che diverso. E niente, adesso mi preparo poi la postazione per girarvi il video.
poi per ultimo ho preso questo sgabellino qua per Giada, per aiutarla quando si lava le mani, così si vuole vedersi anche lei allo specchio e così almeno ci arriva. Premessa, quando dico che devo mettere in ordine di sotto, di dietro, perché ci sono scatole, sacchi pieni di roba, intendo questo, ok? Tanto per darvi un'idea, quello lì invece sono gli scaffali che erano della mia dispensa. Come vedete, ce ne sono ancora tantissimi. Vi lascerò qui in sovraimpressione le foto di come era. Adesso lì c'era un altro scaffale che era di mia madre e non c'è più. Quello lì devo trovare il modo per attaccarlo bene, perché se guardate lì è staccato dal muro e se no viene in avanti e cade tutto. Invece quello là è l'unico che praticamente regge e là c'è della roba che devo andare a vedere. Poi devo buttare, levare, fare, brigare. Comunque adesso andiamo a sistemare lì, così mettiamo a posto la roba che abbiamo preso ieri e di cui vedrete il video. A questo punto il video l'avrete già visto, perché il video uscirà venerdì e voi invece questo vlog lo vedrete domenica. Sono i chiodi per cercare di agganciare poi quella. Poi ci sono le creme solari, i dischetti, ho messo le salviette, diciamo sopra c'è tutta la cura della persona, borotalco, salviette struccanti, deodorante, assorbenti salva slip, detersivo per le mani. Dietro c'è una box che avevo preso a Maurizio, che c'è il dopo barba e cose così, un fondo a viaggio e i Tampax che io non uso e quindi stanno lì. Scendendo abbiamo bagnoschiumi, quelli lì sono quelli ancora vecchi che mi sono rimasti, tutti i bagnoschiumi, le prime tre file fino a qua, queste tre file qui sono tutti i bagnoschiumi vecchi che sono quelli da far andare prima. Poi balsami e trattamenti, shampoo, ce n'ho pochissimo, e poi bagnoschiumi nuovi, questi qui della Nivea, della Neutromen. Poi ci sono i deodoranti, quelli spray, il sapone per le mani con le saponette, che anche quelli sono ancora vecchi, quindi li faremo andare prima, e poi il detergente intimo. Andando ancora sotto c'è il Perlana, che è vecchio ancora, quindi è il primo detersivo che faccio andare. Poi quello che ho preso adesso dell'Hyper Soap con l'ammorbidente, l'altro l'avranno tenuto sulle bambine. E poi dentro questa scatola, nella Chantecler, vi faccio vedere, ci sono dentifrici vecchi, tanto so quali sono perché sono senza la scatola, i collottori nuovi e gli spazzolini nuovi. Andando così nell'altro scaffale c'è Bref, che è quello da mettere nel water col beccuccio, che è vecchio. Questa roba qui è tutta vecchia. Poi c'è Mister Muscolo e dietro c'è il... non è il Bref quello che c'è dietro, non me lo ricordo, sì, forse è Bref, vediamo, sì, è Bref quello per il bagno. E poi c'è Mister Muscolo, poi il vicinetto disincrostante Duck, quei dischetti che si mettono nel water che adoro, e lì ho messo là in giù la candeggina e l'ammoniaca che ho preso oggi. Salendo c'è Via Cal, per quello che vi dicevo che non mi serviva e non l'ho preso. Adesso vi faccio vedere quanto ce n'è, più quello lì che è senza lo spruzzo.
Poi qui c'è Mastro Lindo, c'è questo qui giallo, normale, il multiuso, il Mastro Lindo bagno e poi il Mastro Lindo, quello lì sempre detergente multiuso. Cioè, tanto per farvi capire. Poi qua abbiamo davanti l'ultimo di Ace Gel, candeggina più sgrassatore, Ace spray universale, Chantecler sgrassatore e poi c'è il Vetril con ammoniaca. Glieli metto così davanti, tanto più o meno so. Devo venire giù con un quaderno e scrivermi che cosa ho, così quando mi serve qualcosa che lo finisco da sopra, vengo giù e so che ce l'ho oppure non ce l'ho, eccetera. Anzi, qua c'è di tutto. Poi Quasar, due doccia, lo sgrassatore universale, nascosto lì. C'è lo sgrassatore, quello con ammoniaca e poi il Quasar per i vetri. Salendo ho messo il ferro di mia mamma che lo tengo d'emergenza nel caso il mio decidesse di non funzionare più. E poi i ferri che ho comprato ieri, che poi se ne andranno ad aggiungere degli altri, ma per adesso ci sono solo questi. Questa qui è tutta la mia dispensa di ora. In realtà, cioè, come vedrete dalle foto, quella che c'era prima era molto molto più grande, però piano piano vedremo di rimpilzarla di nuovo un pochettino e comunque di non dico di usarla perché la usiamo, però capite che cioè, ci va comunque tanto, non è che in 2 giorni finisci tutti questi bagnoschiumi, però siamo 8, lasciamo perdere Pia che usa il suo bagnoschiuma, siamo comunque 7 persone a lavarsi tutti i giorni, più volte al giorno, quindi si fa prima. Uguale per i detersivi per la roba, non vi credete che dureranno tantissimo. Va bene, per fortuna ne ho ancora di sopra, avevo preso dei boccioni grandi di detersivo per la roba, quindi questi qua ci andrà un po'. E i per lana io li uso anche non per la lana, ma anche per il cotone, perché mi piace da morire il profumo, cioè non ha bisogno di ammorbidente. Io l'ammorbidente lo uso solo per il detersivo in polvere che non ha profumazione. Il detersivo liquido, il Perlana poi e il Dash hanno un profumo che è pazzesco, veramente. Comunque, adesso ho finito, torno su che Pia si è svegliata. Come avete visto, qui c'è un sacco di lavoro da fare e nei giorni a venire sicuramente li vedrete. E adesso niente, io vado su e ci vediamo magari più tardi quando preparo la cena. Mettila a posto, mettila a posto. Dai.
Dai, 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 dai. Come avete visto, ho preparato la cena. Ho messo zucchine e zucca a cuocere con curry, aglio in granuli, cipolla in granuli e aglio. Avevo messo qualche spicchietto all'inizio. E poi, in corso d'opera, ho tagliato le olive, ma pensavo di metterle in un secondo momento. Arrivato Maurizio a casa mi ha detto, ma quasi qua, gli ho chiesto se potevo mettere la salsa, se secondo lui veniva una cosa buona. Mi ha detto, ma sì, fallo. Così ho messo la salsa. E allora poi ci ho buttato dentro anche le olive. Adesso lo lascio cuocere piano piano, intanto qui ho messo su la pentola dell'acqua per il riso, perché facciamo il riso. Lo cogniamo con questo condimento qui e via, la cena è pronta. Ah, ho messo anche uno sgombro, l'ho spezzettato e ce l'ho messo in mezzo. E questa qui è la nostra cena, un risotto con verdure, olive e sgombro. E bom. Adesso io vi saluto. Aspettate, va a giro. Vi saluto, guardate qui, mi sta uscendo un super mega brufolone gigante, mi fa un male pazzesco. Ma me ne era uscito anche uno qui nell'occhio, poi è andato via, adesso si è abbassato, è andato qua. Vabbè, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, come state passando voi queste giornate e niente, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao. 1, 2.